La ringrazio, onorevole Molteni. Immagino a favore della proposta, prego. Presidente, ovviamente a favore. Io prendo atto delle parole del collega Ermini, e proprio perché la legittima difesa viene ritenuta un'emergenza e una priorità, io credo che proprio perché si tratta di un'emergenza e di una priorità del Paese, della sicurezza del Paese, credo che il Partito Democratico non avrà alcun problema a discutere subito e immediatamente, Presidente, di una proposta di legge che ormai giace da oltre 2 anni, perché voglio ricordare che la proposta di legge che è stata presentata poi stravolta, completamente modificata da parte del Partito Democratico e presentata dal gruppo parlamentare della Lega e sostenuta anche da tante altre forze politiche del centrodestra con proprie proposte di legge che vanno tutte in una medesima direzione, cioè quella di rendere la difesa all'interno dell'abitazione, nei luoghi di lavoro, sempre e comunque legittima. Preso atto di questo, io non vedo, Presidente, quale sia il problema che l'Aula decida di dare una priorità prioritaria, scusatemi il gioco di parole, a questo tema rispetto al quale da troppo tempo se ne sta discutendo e da troppo poco tempo il Parlamento è in grado di dare delle risposte serie e concrete. Noi, Presidente, abbiamo la percezione che invece da parte del Partito Democratico e anche da parte del Governo questa volontà di discutere, di affrontare in maniera seria e di risolvere in una direzione estensiva, creando certezza su questo principio, su questo istituto giuridico fondamentale che già esiste ma che noi vorremmo migliorare, a differenza del Partito Democratico che invece non vuole migliorare, noi crediamo che questa esigenza e questa emergenza debba trovare applicazione immediata. È stato fatto un sondaggio, oltre il 70% dei cittadini italiani del nostro Paese chiede che il Parlamento metta mano a questo istituto giuridico, chiede che il Parlamento decida di prendere una posizione chiara, inequivocabile, che possa garantire un principio, una certezza, che è quello che consente al cittadino in determinati luoghi di potersi difendere, perché difendersi e reagire ad un'aggressione non è mai un reato, ma è sempre un sacrosanto diritto. Crediamo che sia giunto il momento, dopo che per ben 2 volte, con un voto di quest'Aula, da parte del Partito Democratico, con l'avallo da parte del Governo, si è deciso di rimandare in commissione per affossare la legge sulla legittima difesa, e abbiamo la sensazione e la percezione che questa volontà possa essere reiterata. Chiediamo di non perdere tempo, chiediamo che il Parlamento immediatamente, subito, possa discutere e affrontare questo tema nelle varie proposte di legge che sono state presentate. Questo è un voto importante, perché chi vota a favore dell'inversione dell'ordine dei giorni dimostra la reale volontà di affrontare il tema, chi vota no e chi vuole respingere questa proposta da parte della Lega dà la solita dimostrazione di tirare a campare. Sul tema della legittima difesa non si può tirare a campare, il Parlamento non può rimanere inerme e fermo come lo è stato per 2 anni per volontà del Governo e del Partito Democratico. Se il collega Ermini è coerente rispetto a quello che ha detto, porta tutto il Partito Democratico a votare immediatamente, senza perdere tempo, senza dare adito a pretesti e alibi, a votare immediatamente la proposta che il capogruppo della Lega ha fatto. Vogliamo discutere di legittima difesa? Facciamolo subito, immediatamente, senza un'ulteriore perdita di tempo. La dilazione e atteggiamenti dilatori vanno esattamente nella direzione opposta di chi non ha il coraggio, non ha la volontà, come è già accaduto 2 volte, di affrontare questo tema, che è un tema sentito dai cittadini, dalle vittime dei reati, dalle persone oneste per bene che all'interno della propria abitazione pretendono di difendere la propria vita e la propria incolumità. Da questo voto si capisce chi vuole modificare e migliorare la legittima difesa, chi invece vuole tirare a campare per dare il pretesto a ladri e criminali di continuare a fare all'interno delle abitazioni quello che vogliono. Ovviamente il gruppo della Lega è a favore dell'inversione dell'onere della prova affinché si discuta subito e immediatamente di legittima difesa. La ringrazio. A questo punto, essendo abbondantemente superati i 5 minuti di preavviso, onorevole Palese, su che cosa? Uno a favore e uno contro? Hanno parlato sia a favore che contro, quindi a questo punto io pongo in votazione la richiesta, non prima di aver salutato studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale di Torre dei Passeri in provincia di Pescara che assistono ai nostri lavori dalla tribuna, e pongo in votazione
Col procedimento elettronico e senza registrazione dei nomi, la richiesta del Presidente Fedriga di inversione nell'ordine del giorno, nel senso di passare al punto numero 9, recante il seguito alla discussione della proposta di legge 3785 AR in materia di legittima difesa. La votazione è aperta. Ricordo che è senza registrazione dei voti. Dichiaro chiusa la votazione. Colleghi, è senza registrazione. Su, la Camera respinge per 186 voti di differenza. Quindi.